Ciao Grandi, oggi stiamo facendo un altro stradello in prossimità di Lugagnano Valdarda, appena sopra la cementeria con mio fratello. Adesso percorriamo il sentiero portandoci verso il torrente che abbiamo individuato dall'alto, per vedere anche se questo sentiero vale la pena andarlo a esplorare. Secondo me dovremmo fare un fuoripista per raggiungere il sentiero, perché mi sa che questo stradello non ci arriva proprio sopra. Ma siamo pronti, vero Ama? Lumino, come al solito, è già oltre le curve. Qua ce n'è anche uno che va su, guarda. Può darsi, ma noi andiamo avanti ancora per il così. Noi saliamo sempre. Tu sali. Bumbi! Bumbi, si va di qua, beh! Andiamo! Dai! Poi anche camminando per luoghi a volte che pensi totalmente incontaminati, purtroppo arrivi e trovi di queste cose. Questa è la solita inciviltà umana che inquina anche posti bellissimi. E questa è qua da tempo, eh? Non è certo qua da due giorni. Ah. Vabbè, un po' di tristezza e via. Non possiamo fare niente. Di qua. Comunque ci ritroveremo nello stesso posto, perché se saliamo di qui, a parte che in ogni punto dove andiamo lo stradello finisce qua, quindi vediamo di qua dove va. Guarda che è lo stesso campo, forse hai ragione. Adesso voglio, e allora andiamo giù di là, giusto? Via. Ok, da questo punto esatto comincia il nostro fuoripista. Punti di riferimento, la macchina abbandonata. E via. Anche del ferro abbandonato, schifo, vacca miseria, ragazzi. Ah! Vabbè, fuori le mani dalle tasche! Non ce li avevi! Qualche volta ti vedrò col naso spiattassato per terra e poi mi dirai, vedi che avevi ragione Mario, fammi tenere le mani fuori dalle tasche. Non ti darò mai ragione. Ecco, non avevo dubbi. Andiamo, andiamo, va. Quello è il paesino di Mocomero. Oppure Cocomero. Oppure Cocomero, c'hai ragione. Andiamo, va. Scendi al torrente che vediamo se è esplorabile. È vero, questo qua è lo stradello che avevi individuato tu prima. Fuori, se faceva... un corno.
Il fuoripista è durato 50 centimetri. Siamo già tornati su un sentiero un po' abbandonato, quindi si può considerare quasi un fuoripista. Questo c'hai ragione, eh? Che roba? Dai, vai avanti. Dumbi! Vediamo, ma vai avanti così. Siamo quasi arrivati al torrente. Qui c'è... Beh. Qui c'è un po' di recinzione, probabilmente della casa che c'è qua sotto, e cominciamo a sentire il rumore del torrente, che potrebbe avere un saltino. Potrebbe. Adesso comincio a diventare curioso. Dai, accelera, Omar. Non riusciamo a vedere. Il torrente va di qua, Omar. Di qua. Torrente va di qui. Questo qui è prima del salto. Sì. Pochissima acqua. Il salto è dietro di noi. Purtroppo è intubato, quindi non si riesce a vedere un granché. Aspetta, resta un attimo qui. Omar decide di andare ad esplorare la piccola zona da quella parte. E io invece voglio provare a costeggiare il torrente sulla destra. Si vede il salto da lì, allora veniamo a fargli una filmata. Aspetta che gli facciamo una zoomata. Aspetta che arrivo. Però peccato che è intubato. Fammi vedere. Vedi, arrivo fino a lì. Ah, ecco. Non si vede molto, però i tubi da dove esce si vedono. Poi fa un salto di un paio di metri, 3 metri. Luoghi dove l'umano. Però noi adesso proviamo a risalire il torrente stando lievemente sulla sinistra o destra. Adesso vediamo qual è più facile la percorrenza. Anche perché oggi siamo qua senza un minimo di attrezzatura, non abbiamo preso su nulla. Quindi non ci possiamo addentrare più di tanto. Partiamo stando sulla sinistra del corso d'acqua. Questo qui è la visione di Dumbi. Esatto. Piccolo ma grande avventurino. Dumbino, Hai ragione. Figli d'erba si prende negli occhi quel camionetto lì a camminare a questa altezza. Non credo. Perché lui è ancora più basso di come sono io adesso. Visto che foglie tipiche da palude un po'. Il bambino va in avanscoperta, mentre noi arranchiamo in questa vegetazione, causa mancanza attrezzatura per farci un po' di strada meglio di com'è. Ecco qua il canale, orivolo d'acqua, torrentino, insomma le sto dicendo tutte. Che sarebbe bello percorrerlo da dentro. Però non riusciamo. Proviamo a salire ancora un po' di qua. Vediamo cosa troviamo. Guarda che fiore questo. Che bello. Poi come al solito avrò gente che mi chiede che fiori sono. E io da bravo botanico al contrario
non so pro dare una minima risposta. E poi sarebbe bello che su Google vado a cercare che fiori sono. No, se fai una foto di questa cosa, no? La mandi su Google e Google ti dà la risposta. Ma c'è quella funzione? No, io che non la uso mai. Qua diventa proprio troppo intrigato, senza macete qua è un po' impossibile andare avanti. Qua è Dumbino che è pieno di polline dei fiori sulla schiena. Tanto mangia un po' d'erba, ogni tanto si confonde e pensa di essere una pecora. Allora, il torrente è qua sotto. Sarebbe da procedere in questa direzione, ma è alquanto difficile senza un macete per farci strada. Quindi vediamo cosa riusciamo ad inquadrare qui. Qua sotto, in quel punto esatto, c'è un salto artificiale di 2 metri circa e poi il torrente sale ancora di un bel po'. Quindi a giudicare dalla quantità d'acqua, secondo me risale ancora per un dislivello di un 300 metri, dislivello, non distanza. Quindi sarebbe veramente bello riuscire a salirlo tutto. Magari uno di questi fine settimana veniamo attrezzati e andiamo su. Ok, visto oggi abbiamo fatto un giretto esplorativo piccolissimo fuori pista, adesso si ritorna verso la macchina. Proviamo a fare quell'intreccio lì che non abbiamo esplorato. Esatto, però tornando indietro, giustamente, come dice lui, torniamo, ma non dalla stessa direzione da dove siamo arrivati, ma prendendo quello che poteva essere un sentiero utile per arrivare fino qua. Quindi un ritorno più veloce, si spera. Quindi via, ancora in esplorazione. Andiamo. È una roccia blu, è del rudo, ma... No, borraccia! Ah, una borraccia? Secondo me è sempre di plastica, non so se è una borraccia, ma... Ah, Omar, vieni qua un attimo, vieni a vedere. Le gocce d'acqua su quelle... Su quelle piante lì sembrano dei fuochi d'artificio naturali, guardali un po', che belli che sono. Tombe!